Salve ragazze, questo è un tutorial sul trucco di regina del telefilm C'era una volta, che ultimamente mi sta appassionando davvero tantissimo. E devo dire che la strega cattiva, i personaggi cattiva dei telefilm hanno sempre i trucchi più belli. Lei in particolar modo, sia nella fase in cui diciamo è fiabesca, sia nella fase in cui è della nostra realtà, ha comunque dei trucchi molto belli, specialmente dei rossetti molto belli. Mi sono un po' informata su questa attrice e ha la madre di origine italiana. Lei si chiama Lana Parilla e non è molto famosa tra le attrici di Hollywood, ha fatto pochi telefilm, ma nel ruolo della strega è davvero bravissima. Vi faccio scorrere le foto dei make-up che indossa in questa serie TV. Serie TV che mi sta piacendo davvero tantissimo. Mi sono innamorata di questa serie. Non so se tutte voi la conoscete, comunque se non la conoscete vi consiglio di vederla assolutamente. La stanno facendo, se non sbaglio, anche su Fox e stanno anche trasmettendo la seconda stagione, anche se la seconda stagione è con i sottotitoli. E io non amo tanto vedere telefilm con i sottotitoli. Piccola premessa, in questo tutorial sono raffreddatissima, quindi come potete anche sentire una voce nasale abbastanza evidente, però mi andava di fare questo tutorial e quindi accontentatevi di questa voce un po' nasale. Sul viso lei è abbastanza nude, naturale, ha un colorito abbastanza freddo e chiaro, molto chiaro. Trucco intenso sia sugli occhi che sulle labbra. È una strega d'altronde, quindi di certo non potrà essere Biancaneve. Infatti Biancaneve ha un colorito molto più chiaro e molto più puro, è molto un trucco vedo non vedo, comunque anche esso interessante. Altro trucco interessante della serie secondo me è quello di Cappuccetto Rosso, ma spero che conosciate questa serie, altrimenti sto parlando al vento. Allora, per fare questo tutorial ho usato sia sulle labbra che sugli occhi due colori fondamentali, il rosso e il nero, colori che lei usa anche nel suo abbigliamento. Ho usato la palette 88 matte e ho usato questo nero e questo rosso, nero matte e rosso più scuro matte, colori comunque abbastanza reperibili da molte palette. Per le labbra ho usato due matite, una nera e una rossa, un rossetto rosso e un gloss. Ho ingrandito abbastanza le mie labbra, ho aggiunto il gloss solamente perché io ho le labbra in questo momento abbastanza screpolate, perché avendo un po' di influenza ho sia il naso che le labbra screpolatissime. Quindi ho aggiunto il gloss per volumizzarle e non far vedere comunque le pellicine che sono abbastanza evidenti al momento. Ho usato sugli occhi appunto il nero e il rosso miscelati per creare una sfumatura, una degradazione di colore abbastanza omogenea e carina. Ho usato le ciglia finte, ho usato un eyeliner in gel nero e nient'altro. E un illuminante ovviamente per l'arcata e per delineare la sfumatura nella parte inferiore. Ma è un trucco fatto soltanto di tecnica, non c'è bisogno di grandi prodotti, è solo una questione di sfumatura e a me piacciono tanto le sfumature, quindi è un trucco che mi piaceva davvero tantissimo. Regina non ha solo questo trucco, ha anche un altro trucco molto più intenso e più grafico, con linee molto più nette di queste. Io ho preferito fare questo perché togliendo le ciglia finte, sfumando leggermente più verso l'interno, credo sia un trucco portabilissimo. Io vi dico che con questo trucco, con le ciglia finte e con la sfumatura abbastanza alta, ci esco tranquillamente. Ma un po' mi rendo conto che non è forse per tutti. Però io ci esco tranquillamente. Io comunque ho appunto fatto questo perché è molto più quotidiano e modificandolo leggermente può essere usato di sera ma anche forse di giorno. E vi lascio al tutorial, prima quello del viso, poi quello degli occhi, che sarà parlato quello degli occhi, mentre quello del viso sarà muto, ma semplicemente perché sono passaggi abbastanza semplici. Vi consiglio di vedere questa serie, spero che mi passi questo raffreddore infernale perché io non riesco neanche a respirare e ci vediamo al prossimo video.
fare il trucco degli occhi. Dopo aver steso una base e un ombretto carne che servirà per aiutarci nelle sfumature, userò principalmente due colori, un nero e un rosso che ho preso dall'88 matte, che sono il nero matte e il rosso matte, che miscelandoli insieme mi creeranno una sfumatura abbastanza omogenea. Ricordiamoci che Regina ha uno sguardo molto cattivo, quindi molto allungato verso l'esterno, come potete vedere in quest'occhio che ho già fatto. È abbastanza delineato e marcato. Marcatura che solitamente a me non piace tanto perché rende lo sguardo un po' artificiale, ma direi che per il suo personaggio è l'ideale. Iniziamo subito quindi a mettere il nero nella parte esterna dell'occhio con un pennello semplicissimo a lingua di gatto. Quando facciamo la codina finale, ricordiamoci che deve essere illusoriamente come una linea retta che va dal naso alla fine delle sopracciglia. Ovviamente se le sopracciglia sono fatte in modo armonico con il viso. Dopo aver fatto questa linea spessissima, trasciniamo un po' di nero nella piega dell'occhio, ma giusto leggermente perché il colore predominante della piega dovrà essere il rosso. Poi con un pennello a penna prendiamo il rosso che vi ho mostrato prima, matte e comunque abbastanza scuro, e lo mettiamo nella piega in questo modo, con movimenti molto molto leggeri perché questo è un rosso abbastanza scrivente. Lo allunghiamo un po' verso l'esterno e lo portiamo nella piega. Visto che il pennello è saturo comunque di colore, cerchiamo di scaricarlo un po' sul palmo della mano. E continuiamo la nostra sfumatura. È un lavoraccio, lo so, mi rendo conto, perché non vogliamo colori netti, ma vogliamo colori ben sfumati. Però per avere un buon risultato c'è bisogno di un po' di tempo. Lasciamo stare questo pennello e prendiamo un pennello vero e proprio da sfumatura, quindi un po' più poroso e cicciotto, e continuiamo la nostra sfumatura. Sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. Lo portiamo fino all'inizio dell'occhio, non ci fermiamo a metà come facciamo di solito, ma vogliamo che sia uno sguardo intenso, cattivo, abbastanza profondo, quindi abbiamo bisogno di delineare anche questa parte qui, che è la parte, diciamo, l'attaccatura del naso, non so come chiamarla, e portiamo verso l'esterno. Ora con lo stesso pennello a penna di prima prendiamo lo stesso nero matte e con dei puntini intensifichiamo la zona creando proprio quella gradazione di colore che va dal nero al rosso. Intensifichiamo anche un po' il nero che nelle sfumature si è un po' perso. In pratica dovete tenere presente che la parte più scura, e quindi quella che contiene maggior colore nero, deve essere la fine dell'occhio, che poi andrà gradualmente sfumandosi verso l'inizio. Quindi movimenti sempre più leggeri per avere all'inizio dell'occhio. Cioè proprio il pennello deve sfiorare, più andiamo avanti più deve essere un movimento leggero. E poi sfumiamo per rendere il colore meno netto. Quando la sfumatura ci aggrada, intensifichiamo con il nero solo la parte esterna. Poi con un eyeliner in gel, io userò questo della Essence, traccio una sottilissima linea all'attaccatura delle ciglia. Praticamente questa linea mi farà continuare la sfumatura fino all'interno, perché come potete notare dalle foto, Regina qui ha un tratto molto marcato e preciso, non è per niente sfumato. Quindi con l'eyeliner nero ci aiutiamo in questo.
Ora, come per l'altro occhio, ci occupiamo della parte inferiore. Già così possiamo dire che è un trucco completo. Ma Regina, nella parte inferiore ha un mix di color nero e rosso, un rosso sangue abbastanza scuro. Ed è proprio quello che faccio. Prendo sia il rosso che vi ho mostrato prima, sia il nero e lo miscelo sulla mano. Prendiamo come colore maggiore il nero, perché altrimenti sembrerà un occhio un po' vampiresco, e lei è una strega, non è un vampiro, almeno fino alle puntate in cui sono arrivata io. Quindi misceliamo il nero e il rosso e formiamo questo nero con dei riflessi rossi, diciamo. Più o meno il colore è questo. E lo mettiamo nella parte inferiore dell'occhio. Seguendo comunque la linea già fatta prima. Nella rima interna Regina non ha assolutamente niente, forse una matita color carne scuro, ma possiamo tranquillamente lasciarlo senza nulla. Adesso mettiamo le ciglia finte comunque drammatiche perché è una strega e quindi userò queste abbastanza drammatiche che ho tagliato un po' perché il mio occhio era un po' troppo piccolo. Metto la colla e le metto, se trovo la colla. Il problema di mettere ciglia finte così drammatiche è che l'attaccatura interna tende sempre un po' ad alzarsi, quindi noi per evitare questo cerchiamo di ammorbidirle un po' prima di metterle. Quindi per rendere un po' più flessibili e cerchiamo di far aderire perfettamente l'attaccatura iniziale della ciglia, altrimenti si alzerà con facilità. Ricordiamoci però sempre di usare un'ottima colla per ciglia finte perché comunque starà a contatto con gli occhi e è comunque un po' pericoloso. Ora attacchiamo le nostre ciglia vere, le mie in particolare sono sottilissime, con un movimento abbastanza semplice. Praticamente appoggiamo lo scovolino del mascara sotto e lo lasciamo per 3 secondi e poi tiriamo via. Appoggiamo e tiriamo via. Appoggiamo e tiriamo via. Non abbiamo bisogno di incurvarle perché comunque già le ciglia finte sono incurvate e drammatiche. Abbiamo solo bisogno di evitare che si vedano le nostre ciglia vere. Quindi appoggiamo per farle attaccare. Se non si attaccassero appoggiando lo scovolino, basta con il dito farle aderire in questo modo con delicatezza. Nella foto che ho visto, Regina aveva la parte sotto l'arcata sopraccigliare molto illuminata ed è quello che faremo anche noi con questi illuminati della The Balm che amo alla follia. Quindi andiamo ad illuminare questa parte e magari anche questa per dare un effetto fotografico molto più intenso. Sistemiamo le sopracciglia, le facciamo belle intense, un marrone scuro per dare allo sguardo ancora più intensità. Ora gli occhi sono finiti. Adesso passiamo alle labbra. Per fare le labbra giochiamo sempre con due tipi di matite, una matita rossa e una matita nera e un rossetto rosso, logicamente per amalgamare il tutto. Prima di tutto contorniamo le labbra con una matita nera, io lo stavo già facendo perché la fotocamera non filmava. Io ho le labbra secchissime, quindi non userei mai questo rossetto rosso, non userei mai un rossetto intenso con le labbra che mi ritrovo adesso, però visto che ho avuto un po' di influenza. Mi ritrovo le labbra in questo stato pietoso. Poi con la matita rossa andiamo dal centro
verso l'esterno. Questa è la matita rossa della Mua, con cui mi sto trovando davvero molto bene. Con cui mi sto trovando davvero molto bene. Pigmentata, morbida. Ho ingrandito anche leggermente le labbra. Per creare quella ombra chiara interna e quindi per ingrandirle ancora di più, metto un po' di ombretto rosso chiaro al centro delle labbra, sia nella parte superiore che inferiore. Questa tecnica vi farà durare il rossetto tantissimo. Ora possono essere lasciate tranquillamente, mi stavo vedendo lo specchio, possono essere lasciate tranquillamente matte, completamente opache, ma io, visto che comunque ho le labbra abbastanza screpolate, opterò per mettere sopra un gloss trasparente. E sto usando questo della New York Color, che somiglia tanto al gloss trasparente di MAC, anche come tenuta e stesura. Lo metto giusto un po' al centro. Le labbra stregate sono finite.